Andrea Cevasco, politologo indipendente dell'area di centrodestra e fondatore di un'associazione, prima Genova, che si sta mettendo in moto in vista delle elezioni amministrative che si terranno probabilmente a giugno. Che cosa vuole essere questo contenitore? Ma questo contenitore vuole rappresentare un'area di centrodestra civica che attualmente non vede nessun contenitore che nelle prossime elezioni possa essere rappresentato. Questa area, che è mancante a Genova, rappresenta circa il 15-18% dell'elettorato genovese, che come si sa è molto restio di solito a votare gli stessi partiti nazionali. Questa associazione lavorerà probabilmente per una lista civica? Vediamo, adesso noi daremo dei contributi sul programma, perché tutto ciò che queste liste avevano intrapreso, sia come programma che come tutto, non è mai stato portato a compimento, un po' perché si è perso le elezioni, un po' perché la lista Doria in 5 anni non ha fatto assolutamente nulla, quindi tutti i problemi risolti che avevamo 5 anni fa a oggi continuano a essere irrisolti, quindi noi vorremmo sapere qual è il futuro di tutte le partecipate a partire da Amio, cosa si fa sulla raccolta differenziata, sulla viabilità, sul trasporto o su tutti i problemi lavorativi che ci sono a Genova, Genova città che punta al turismo o Genova che punta sempre all'industrializzazione. Ha parlato di temi, ha parlato di programmi, però quali sono i punti di forza con cui vi volete proporre ai genovesi o comunque con cui vi volete proporre magari ad un tavolo con gli altri partiti del centrodestra? Ma sicuramente stileremo un programma che darà i nostri punti di forza. Logicamente andiamo a intercettare tutte quelle piccole esigenze del territorio che sono state dimenticate. Parliamo per esempio della cementificazione di Genova o dei valori immobiliari genovesi, che sono valori immobiliari che non hanno perso valore per una politica anche fatta dal piano regolatore che non dà sbocco a questa città, che non è né carne né pesce e continua a esserlo perché non hanno fatto una politica progettuale a lungo termine. Vi siete definiti trumpisti genovesi nel segno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Perché? Perché logicamente noi in questo momento, parlando con i cittadini, parlando con i genovesi, sentiamo proprio questa esigenza, che prima venga Genova, nemmeno i genovesi, prima il futuro di Genova, cioè guardare e traguardare Genova non solo dall'oggi al domani, ma dall'oggi al 20 anni, per poter dire programmiamo, mettiamo le basi, mettiamo delle basi solide per dare un futuro a Genova e ai nostri figli. Questo significa che naturalmente daremo anche il futuro ai genovesi, perché prima bisogna prendere in carico i genovesi e dargli una reale possibilità di lavorare e creare il proprio futuro all'interno di Genova. Prima Genova sembra raccogliere le esperienze di Liguria Moderata e poi di Liguria Libera, esperienze civiche di centrodestra alle scorse amministrative e poi alle scorse politiche. In quelle due condizioni si era andati con dei candidati autonomi, questa volta vi siederete al tavolo e farete scegliere il candidato sindaco a Toti, Rixi, comunque ai generali del centrodestra, oppure pensate di andare ancora per i fatti vostri? Assolutamente no. Se nascerà una lista civica, perché questo è ancora un progetto, un'associazione, quindi non ha questa finalità in questo momento, ma se nascerà una lista sarà sicuramente a servizio del centrodestra, a servizio di Toti, che speriamo abbia la forza di tenere unito tutto quel bacino elettorale e di allargarlo appunto al sentire popolare, cioè quindi a una forza civica che non può essere naturalmente rappresentata dai politici e dai partiti, cioè una forza svincolata da questi partiti romani che per esigenze elettorali, siccome poi si andrà alle politiche, dovranno essere naturalmente presenti tutti come simboli
nelle prossime elezioni di maggio. La devo fermare, grazie ad Andrea Cevasco per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a Extra Liguria.